Spetta al sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, decidere se convocare per venerdì un nuovo tavolo fra tutti gli enti coinvolti per decidere come procedere per la messa in sicurezza del costone roccioso lungo la strada del Mingardo. E quanto è emerso dalla riunione che si è svolta questa mattina in prefettura a Salerno, convocata dopo la prima esplosione effettuata nei giorni scorsi che ha scatenato preoccupazioni e polemiche, fino a spingere il commissario dell'ente Parco Marcello Feola ad intimare al comune di Camerota il blocco dei lavori. Da Qui la necessità di trovare un'intesa con la convocazione in prefettura del tavolo per comprendere come procedere per la messa in sicurezza della strada, se utilizzare il tritolo e valutare i tempi per una riapertura veloce della tratta viaria. Sarebbero due ad oggi le ipotesi dopo un'ampia valutazione della situazione che ha visto intorno ad uno stesso tavolo sindaco di Camerota e commissario del parco alla presenza del prefetto di Salerno, del presidente della provincia e del genio civile. La prima che fa leva su una novità emersa proprio grazie all'incontro in prefettura. La strada in questione non è infatti solo strategica per la viabilità, ma è anche considerata una via di fuga in caso di emergenza dalla Protezione Civile. Questo consente di superare una serie di vincoli e di procedere alla messa in sicurezza in somma urgenza. Potranno essere attuati interventi minimali e sarà però compito dell'amministrazione comunale, di chi esegue i lavori per suo conto, valutare tecnicamente la necessità o meno dell'uso di esplosivi. La seconda ipotesi rimanda invece ad una conferenza dei servizi urgente già. Convocata per venerdì, nel corso della quale sarà possibile acquisire tutti i pareri e quindi procedere per la via ordinaria. Sarà in ogni caso il Comune di Camerota a valutare quale strada scegliere per sbloccare i lavori e tentare di completare e chiudere il cantiere prima delle festività pasquali, quando l'interruzione dei lavori potrebbe avere conseguenze pesanti sui flussi turistici diretti verso il Cilento. Ma innanzitutto è un tavolo che vuole risolvere i problemi, dobbiamo ringraziare il signor Prefetto. Credo che ci si avvii a una soluzione, a un percorso condiviso da tutti quanti gli enti perché quella è una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e soprattutto un pericolo dal punto di vista economico se isoliamo Camerote, una delle località più frequentate della Campania con il suo milione di presenze turistiche all'anno. Quindi io sono fiducioso, la provincia ha ribadito la vicinanza al sindaco che si è accollato una rogna, un problema, eh, gli siamo vicini per il suo coraggio, per la determinazione e credo che eh, le procedure debbano essere un poco diciamo limate, ma l'obiettivo di mettere in sicurezza la Mingardina resta tutto e lo faremo. Era un intervento che riguardava un'area di massima tutela, un sito comunitario, non avevamo condiviso l'intervento, l'abbiamo appreso le modalità, soprattutto l'uso di esplosivo che è vietato nell'area protetta, lo abbiamo appreso dal, dai giornali e abbiamo approfondito e abbiamo adottato un provvedimento inibitorio di natura cautelare, solo per capire che stava succedendo, non è sanzionatorio. Eh, la finalità è quella di comprendere appieno le modalità di intervento. Fermo che probabilmente il pericolo c'è, eh, siamo pronti a condividere una progettualità da parte del Comune. C'è un problema di sicurezza dell'asse stradale, ma non è di oggi, è un problema risalente ad almeno 20 anni fa, ci sono stati vari interventi nel tempo. Ogni tanto, in occasione di piogge che dilavano la costa, si ripropone la questione, per cui dobbiamo mettere in sicurezza, facendo oggi gli interventi minimali, per mettere in sicurezza il costone e per garantire la riapertura della strada nella prospettiva delle prossime festività pasquali e quindi garantire le attività commerciali e turistiche.